Buongiorno, pomeriggio, sera a tutti ragazzi, io sono VinciXMC aka Turion di Rain of Winter Pathfinder e questo video è abbastanza importante dato che questo qui sarà il mio terzo cambio di outfit e non solo di outfit perché come avete visto negli episodi ci sarà anche un cambio di classe, credo si sia notato. Praticamente da un paladino sono diventato un War Priest. Perché vi chiedete? Semplice come cosa, praticamente si basa tutto sul corso dei video come avete notato. Che il mio paladino, essendo che l'ho anche buildato male, lo ammetto, l'ho buildato male, ma noto dei punti di differenza e i punti deboli. I punti di differenza stanno che tutto il mio team si basa non solo sul carisma e quindi tipo la mia classe è un pochettino inutile. Io come classe, giustamente, devo ricordarvi che il mio personaggio, Turion, è sia un paladino che si basa sulla giustizia, ma da grande vuole fare anche il fabbro. Quindi, come ricordare, i miei tiri su Fabbro, forse voi non l'avete visto, ma sono anche abbastanza corti perché si basano su caratteristiche che io non ho o che ho, però sono in piccole quantità e quindi tirando un dado non ho la percentuale giusta da farlo. Quindi, insieme al mio caro Master che mi ha dato la possibilità di cambiare, che è un miracolo, è la prima volta che riesco a fare questa cosa perché è la prima volta che gioco in tutta la mia vita, quindi è un miracolo che posso cambiare classe. Ho scelto War Priest con il, come si chiama, con l'archetipo della forgia, per due motivi. Non tanto per la resistenza al fuoco, che in un mondo dove ci sono nemici di freddo, di ghiaccio, è un pochettino inutile. Sono cose in più da darci, perché lamentarmi? Praticamente con l'archetipo mi danno, prima di tutto, delle magie, degli incantesimi nuovi che potrebbero essere utili come creazione spade. Come gli attributi di creazione, armature magiche, che non mi lamento sinceramente, mi dà la possibilità che con i tiri in generale posso anche mettere il mio livello. Essendo che io ai tiri per professione, la chiameremo così, ho un 19, fate conto, siamo a livello 7. 19 più 7, arrivo a un, a un bellissimo tiro di dado di 26 su strutture, equipaggiamenti che al minimo costano 20, al massimo in base a eventuali potenziamenti altri saranno 35, 36. Capite che la differenza di dado è molto poca e quindi questa cosa mi rende molto avvantaggiato, è una cosa che mi piace molto, anzi. Altro tratto che mi ha costretto, direi, costretto è la parola giusta, a cambiare classe è stato il fatto che come paladino facevo abbastanza schifo, dato che il paladino si basa solamente al difendere o essere un buffer, dato che in base al proprio carisma ha i tiri salvezza potenziati e in base alla forza che ha l'aura del bene può dare vantaggi su tiri salvezza in più per paura agli alleati, essere immune alla malattia, però capite che già il fatto che guarire è un eufemismo, dato che abbiamo personaggi che avete visto, abbiamo personaggi che curano in base al giorno, quindi capite che c'è qualcosa che non va. Ho deciso di cambiare, ho cambiato tutto, ho cambiato sia le armi, infatti non ho più un mio martello, non ho più il martello da guerra nanico grande, ma ho un martellino con la corda, che mi dà un vantaggio enorme, ovvero che ha una gettata di 3 metri. Quindi io tirerò su forza, giustamente devo ricordare questa cosa, che io non ho un BAB pieno, non ho un BAB di 7, di 6 barra 1, ma ho di solamente di 5, ma non mi preoccupo a perdere un per un dado, perché poi, anche se non ho incantesimi, ho anche armi, come ho detto prima, il martello che mi dà la percentuale di arrivare a un attacco per un TXC, un attacco per colpire, un dado per colpire di 17, 18, 20, che già, diciamo, non è un 30 o 36 che guadagniamo col martello, ma è già qualcosa, dato che poi questo martello io l'ho potenziato benissimo. Io ho messo potenziamenti, come si può dire, che proprio lasciamo stare. Ho speso un bel po' di monete d'oro, ma ne valsa la pena. Poi, quello che volevo dire anche di molto importante è che col gruppo mi ci trovo meglio della prima stagione, lo ammetterò tantissimo. Anche che finalmente, perché nella prima stagione, come si poteva notare, eravamo quattro gatti, cinque anzi. Si è capito bene come il bardo rompeva e meno male ce lo siamo levati. Purtroppo se n'è andato anche tutto il team, perché non abbiamo più l'orso mannaro, non abbiamo più la pietra con la spada. E quindi questo cambio di team diciamo che non mi è dispiaciuto troppo perché ora ho visto una varietà, ho visto classi nuove, il Cineta per esempio, che ammetto che mi sta molto simpatico e adoro stare in loro compagnia, anche se in alcuni casi diciamo che
Purtroppo non li troviamo sempre nello stesso giorno perché, dopo tutto, fuori dal game siamo tutti esseri umani, quindi a differenza mia che non ho un cazzo di vita sociale, gli altri hanno problemi perché hanno sempre il tempo occupato e quindi non possono beccarsi quel giorno e vabbè, ci può stare. Poi il momento in cui siamo quasi tutti completo, là c'è tipo un cazzeggio e divertimento vario perché finalmente tipo mi ritrovo in una grande famiglia che piano piano sto crescendo, è passato quasi un anno. Sto crescendo in questa famiglia e mi sto divertendo di volta. Quello che si può notare con il mio cambio di outfit di Turion, giustamente, non il mio, di Turion, prima di tutto ho messo finalmente in pietra, ho messo un'armatura in mitral insieme anche a un martello di adamantio. L'armatura in mitral insieme allo scudo pesante in mitral, ricordiamoci. Soprattutto perché ho scoperto, leggendo un pochettino da siti ufficiali come per esempio Diventi, o che ne so, Golarion per esempio, anche se le probabili traduzioni là ce ne sono ancora, ho scoperto che il Mitral è buono perché ha lo stesso effetto tipo dell'acciaio, insomma, ha quella durezza dell'acciaio con il discorso di riduzione danni, ma è anche più leggero e quindi ha un nano che ha avuto 6 tiri per cavalcare, ora c'ha un meno 3, mi faccio due domande e finalmente sono anche felice perché è una cosa che mi è piaciuta molto, finalmente ho potuto farmi armature, armi bilanciate, non di bilanciate nel senso finalmente un pochettino più di equilibrio, non altro, e finalmente mi piace giocare, ecco. Diciamo che inizialmente, le prime stagioni, diciamo che ero sempre con malavoglia a fare ogni volta delle sessioni, mentre in questa stagione vorrei sempre farne una al giorno perché mi diverto molto, ma so che è uno spreco, non dico uno spreco di tempo, ma c'è una perdita di tempo oppure per fare una sessione sola che può durare 3 ore, specialmente quando dobbiamo aspettare, come sempre. La storia di Rain of Winter mi sta sempre interessando più il tempo che ci gioco, più mi interessa. Si scoprono cose nuove, cose belle o cose brutte. Ancora nessuno è morto e quindi, meno male, non me la chiamerò. Toccata di palle, non me la chiamerò la mia morta perché ci rimarrei malissimo. Specialmente che il mio primo personaggio a cui ci tengo abbastanza molto, lo definisco come una figura mia intrinseca e quindi diciamo che mi dispiacerebbe perderlo, ma so che così funziona le prime armi, però da quanto sto vedendo con il master che ci sta raccontando tutto bene, alcune volte ci dà pure consigli, non metagame, proprio consigli su come bilanciarci, infatti per esempio nelle prime stagioni ci diceva armi ferro freddo, perché io giustamente non capendo come funzionassero il discorso resistenza danni ai colpi, per esempio un piccolo esempio banale, un lupo mannaro che può solamente subire danni da armi in argento, ora essendo che sono anche un fabbro, ho scoperto, sempre grazie a lui, che esistono i potenziamenti alle armi e se tu superi un certo dote di potenziamenti, per esempio un più 4, non hai bisogno di avere un'arma in argento, tu comunque prendi il tuo martello barra qualsiasi arma, gliela tronchi in testa e questo audio, credo stia raggiungendo un tot di minuti abbastanza buono perché credo dietro di me ci stia il disegno mio, una bella outfit finalmente, che è della crescita del mio personaggio, che se non erro sono passati un bel po' di mesi del personaggio, del gioco intendo. Quindi il mio personaggio è ben invecchiato, la sua lore si sta facendo crescere, si sta aumentando, piano piano si espande, giustamente con la storia del gioco, non solo con quella sua, si espande piano piano. E quindi piano piano mi sa che incontreremo qualche ostacolo in più che daranno al mio personaggio un motivo in più per continuare la vita, insomma, per giocare. Perché giustamente io ho sempre raccontato che la mia lore è quella di vivere in un paese dove io facevo il paladino inizialmente. E che ho seguito questa chiamata da parte di Thorag per il discorso che c'è stato questo clima improvvisamente troppo basso e quindi c'era qualcosa che non andava. Ora che sto viaggiando con questo nuovo gruppo, immagino che dovrò più tardi spiegare come funzionerà la mia lore essendo anche un War Priest, finalmente, quindi qualcosa cambierà perché non dovrò più basarmi sulle leggi del paladino, ovvero le leggi morali, ma sempre le leggi della mia divinità, quindi non devo essere mai verso il caotico, ma sempre verso il legale e buono. O in casi estremi verso il neutrale, ma saranno casi estremi quelli. Quindi, tutto quello che devo dire l'ho detto in un messaggio di quasi 10 minuti. Spero che il video e il disegno che sto facendo qui sotto vi sia piaciuto. Ci sentiamo per una prossima volta e in un prossimo momento di cambio outfit. Ciao!